Walter Mereta, gruppo Città di Genova, siamo alla 35esima edizione di Genova Gioca. Ora nel prossimo weekend si riparte, raccontiamo cosa succederà, dove, partendo da sabato, ho letto che ci sarà un concerto interessante. Sì, per la 35esima edizione di Genova Gioca, che corrisponde anche agli anni della fondazione della nostra associazione, abbiamo deciso, grazie anche al contributo della Regione e del Municipio Centro-Est, di allargare un pochino l'evento. Per cui inizierà sabato con un bellissimo concerto in un piccolo gioiello dell'architettura genovese misconosciuto ai più, cioè l'Abbazia di Santa Maria della Sanità, alle ore 15. Con il concerto di Eliano Calamaro del gruppo Swing de Sena. Sarà l'occasione per dare ad Franco Erichè, fondatore dell'associazione Gigi Girotti, il premio nostro come socio onorario, e sarà il prologo per la giornata successiva, che sarà a Villa Gruber, nell'adiacente Villa Gruber, per una rassegna di giochi della tradizione. Per cui ci sarà l'opportunità per riscoprire il gioco della Lippa e soprattutto per disputare l'undicesima tappa del campionato italiano di ciclotappo, le Grette. Ciclotappo è un nome che abbiamo inventato noi, ma che ha percorso ormai più che l'Italia, perché ci saranno anche dei rappresentanti della Spagna. E si disputerà appunto questa manifestazione qua, con la partecipazione di cinque delegazioni che vengono da altre regioni. E la sfida al campione attuale in carica, Michele Pardini toscano, e i nostri giocatori cercheranno di strappargli il titolo questa volta. E poi ci sarà Genova Rigioca, che è una piccola manifestazione collaterale in cui vengono regalati, offerti dei giocattoli ai bambini in cambio di una piccola offerta che verrà devoluta all'ospedale Gaslini, alla Band degli Orsi. E soprattutto questo grazie anche all'intervento della ditta Tossini di Reco, che sponsorizza con la sua focaccia la nostra partecipazione.